Vado dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il tema del MOSE era il nostro servizio, una struttura mai terminata. Adesso sull'onda, perdonate questa espressione, ma è proprio così, dell'emergenza 2021. Vuol dire passare tutto quest'anno, arrivare al prossimo incrociando le dita. Quest'anno prossimo intendo arrivare a quello dopo. Ecco. C'è un altro autunno, quindi quello del 2020, da affrontare con alte maree e acque alte. Rotterdam, altri esempi di strutture analoghe e funzionanti. Il rimprovero che viene dagli albergatori, l'ho sentito anche lei in diretta, beh, insomma, lo Stato finora non ha fatto abbastanza. Beh, certamente non ha fatto tutto il suo, ma è evidente che in questo paese realizzare grandi opere è oggettivamente complicato, sia perché il nostro è un paese complicato, basta pensare che il MOSE deve tener conto di tante esigenze, non solo di natura strutturale, ingegneristico in senso stretto, ma anche per problematiche idrologiche, idrauliche, per le questioni ambientali, per la salvaguardia di un bene straordinario come Venezia. Le questioni del vento, del cambiamento climatico, tutte queste cose alla fine creano una serie di complicazioni, ma in questo paese poi sappiamo che abbiamo una burocrazia complessa, delicata, un conflitto continuo di competenze tra gli enti, una normativa sulle opere pubbliche che cambia ogni anno o giù di lì, e anche i soggetti che devono attuare questi interventi non sono sempre adeguati a quelle che sono le necessità di competenze sul piano tecnico e scientifico, anche perché abbiamo una pubblica amministrazione che si invecchia ogni anno di più e non abbiamo un turnover con nuove competenze, nuove specializzazioni, nuovi professionisti che entrino in questo organismi anche a decidere e a prendersi le responsabilità. C'è il tema della magistratura che nel 2014 è intervenuta sulla questione degli interventi del MOSE e anche questo forse ha creato un rallentamento negli investimenti da parte dello Stato. Il 2021 è un termine che sembra lontano ma è anche vicino per il completamento di un'opera che di per sé anche dal punto di vista dell'intuizione, della progettazione è straordinaria. Ovviamente ci sono da fare i collaudi, sapevo che in questi giorni si doveva cominciare a fare questa fase finale che è necessaria per verificare il funzionamento di un'opera che, nonostante questa esperienza di cui ho visto prima, è un'opera in sé per sé unica nel suo genere, per le dimensioni, per le problematiche di affrontare, che devono essere affrontate. Allora tutto questo comporterà ovviamente una continua serie di aggiustamenti. Non credo che il MOSE, quando sarà messo in funzione, sarà perfetto e potrà e avrà risolto tutti i problemi. È Senta. un'opera che ha bisogno di aggiustamenti, di verifiche e soprattutto di tanta manutenzione. Questo Tanta non so manutenzione, quindi se tanta costi, manutenzione quindi un perché grande sono impegno. opere, Sì. sì, Le chiedo questo certo. però perché il MOSE fin dall'inizio e sul MOSE, ha tirato un sacco di critiche e sul MOSE sono piovute un sacco di critiche anche recentemente. Sulla sua utilità si ricorda meglio di me, meglio di noi, insomma. Cosa serve? Perché? Una struttura sbagliata, sono soldi, una mangiatoia pubblica, capito a cosa mi riferisco? Lei dal Certo, punto di vista certo. ingegneristico, cioè tecnico, dal punto di vista tecnico, come giudica il progetto del MOSE? Allora, è evidente che tutte queste critiche riguardano poi le procedure ed aspetti che nulla hanno a che fare con l'ingegneria in sé per sé. È evidente che il progetto è sicuramente innovativo e anche coraggioso per certi aspetti. Si potevano trovare soluzioni più semplici, delle paratie verticali, come se ne sono fatte migliaia e ce ne sono tantissime in Italia e anche fuori dall'Italia, che probabilmente costavano meno. Ma il problema che si è posto all'epoca è che lo Stato ha deciso di affrontare con quel tipo di progettazione, cioè strutture praticamente invisibili poste al di sotto del livello dell'acqua e che si alzassero solo nei momenti di emergenza e fossero visibili solamente in quel momento, derivava dalla nostra peculiarità di un paese molto attento al paesaggio, molto attento alla protezione anche della parte marina, quindi dell'ossigenazione delle acque, della È chiaro. possibilità di
E quindi questi vincoli alla progettazione finiscono per creare a sua volta una progettazione e un'opera più complessa e più difficile di tante che si sono fatte in altri paesi. In Olanda ci sono decine e decine di chilometri di protezione, molto più semplici, molto più economiche, ma ovviamente loro non si sono mai posti il problema di un'invisibilità della struttura, di un utilizzo solamente nelle condizioni di emergenza. Che poi, tornando alla sua domanda, se serve o meno, mi pare che le immagini che stiamo vedendo dimostrano che una protezione di questo genere ci vuole assolutamente, così come ce ne vogliono altre, perché sappiamo che anche il livello della città o delle città lagunari si abbassa ogni anno, e anche lì c'è probabilmente Infatti, necessità di intervenire, non c'è solo rialzare gli Venezia, certo. argini e le protezioni dove è possibile, mettere in sicurezza le zone, le parti interrate come la Crip, eccetera, prevedendo situazioni eccezionali. Dobbiamo prepararci al fatto che le previsioni di 30-40 anni fa oggi sono superate per i cambiamenti climatici e per tante situazioni che abbiamo creato noi stessi come uomini e a cui dobbiamo porre rimedio. Certamente, ingegner Zambrano, abbiamo anche preso nota, dunque il MOSE va fatto, ma va fatto fretta, naturalmente, ma va fatto molto, molto di più. Quello che stavamo dicendo, non basta soltanto il MOSE per salvare Venezia.